No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi video mi preparo con voi per festeggiare il mio compleanno. Intanto parto subito perché non vorrei diventasse lunghissimo e nulla, quindi non ho preparato niente, sarà proprio un get ready a tutti gli effetti. Sono con le mie amiche, chiacchiero e mi preparo perché non ho nulla di pronto e quindi sarà un prendi dai cassetti, eccetera. Quindi perdonatemi. Ma partiamo subito. Allora, vado a stendere il fondotinta con questo pennello di Freyara che è l'F20. Mi piace moltissimo e vado a usare lui di Chanel. Sono pronta a farvi una recensione. Ho le idee piuttosto chiare e oggi mi sembra che possa essere perfetto perché è una serata a casa tra amici, quindi non mi va di avere un fondotinta molto molto coprente, voglio un risultato naturale e quindi questo fondotinta è perfetto. E tra l'altro non so come mai, non so se ieri sera siamo usciti, siamo andati a cena da una coppia di amici di Dani, vabbè, e anche miei naturalmente, e non so, sono arrivata a casa, ci siamo messi a chiacchierare, sapete quelle persone che non vedete sempre e quindi avete tanto da raccontarvi. È stata davvero una serata molto bella, molto piacevole, ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo perso la cognizione del tempo, abbiamo solcato la soglia di casa che erano quasi le 2. Quindi io vi dico la verità, cioè noi non siamo qua per rappresentare la perfezione, anzi, almeno il mio intento è quello di creare community e trovare ragazze come me con le quali confrontarmi. Non sono tutt'altro che perfetta, quindi vi dico la verità che ho pensato, no, non ce la posso fare, lavo i denti e vado questa volta a dormire truccata. Sono a fuoco, sì. Perché ero davvero stanchissima, mi si chiudevano gli occhi, sapete quando vi muore il cuore? Ecco, più o meno quello. E poi però ho detto, caspita, ma che ho tutte le federe, e mi è venuto male, quindi ho detto, vabbè, sai che c'è, cosa che non faccio mai, ma avevo ancora dell'acqua micellare, che in genere io uso per togliere gli swatches o cose così, ho detto, vabbè, prendo due dischetti e tolgo quel che riesco a togliere. Devo dire che, tra l'altro, questa acqua micellare è una delle pochissime che non mi fa reazione, perché l'acqua micellare per me è un prodotto troppo aggressivo, divento proprio rossa, gonfia, mi brucia la pelle in genere. Invece questa qua, devo dire, è una delle poche che usavo quando usavo l'acqua micellare, perché non mi dà nessun problema. È di somatoline e niente, quindi comunque poi ve ne parlerò nei finiti e nulla, quindi mi sono struccata con l'acqua micellare, vi dico la verità, cioè senza risciacquarla, sapete proprio quando siete bollite, giusto per, ripeto, non sporcare la federa, quindi ho struccato la base, un po' gli occhi, il mascara, lavato i denti, mi sono fiondata a letto, quindi non ho fatto skin care e non ho sciacquato l'acqua micellare, polla io, per la carità. E così stamattina, sì, mi sono lavata bene il viso, ho finito lo struccaggio, mi sono incremata, ma ragazze, ho la pelle secca come il deserto del Sahara. Quindi niente, adesso stasera prometto che qualsiasi ora sarà mi struccherò bene e domani mattina mi farò un'altra maschera per forza. Vado col correttore di Charlotte Tilbury. Allora, le ultime due volte che l'ho usato, in applicazione mi sono guardata bene e ho detto, no, io sti benedetti brillantini non li vedo. Ma prima dello struccaggio i brillantini li ho visti e come. Ora, non è una cosa che secondo me se una persona ti guarda dice, oh, guarda questa glitter sotto gli occhi. No, però a un occhio attento sotto magari la luce in bagno si vedevano. Allora ho detto, ma caspita, allora li hanno, non me ne ero mai accorta prima. Invece una di voi sotto i commenti, ragazzi, io i commenti li leggo sempre perché ho le notifiche proprio sul telefono, quindi anche se sto facendo altro dico, qualcuno ha lasciato un commento e lo leggo, riproponendomi poi di andare con calma a rispondere ai messaggi, appunto
ad ognuna di voi, ma a volte non riesco. Sapete che questo non è il mio lavoro, lavoro lontano da casa, è un anno particolare per me, impegnativo, e poi c'è tutto il resto, c'è fare le pulizie, cucinare, amici, famiglia, no? Ce lo diciamo spesso. E se c'è chi lo fa di lavoro, capite bene che è impegnativo girare video. Quindi tra non girare un video e passare magari quelle 2-3 ore a rispondere ai commenti, spesso preferisco staccare la spina e registrare anche per proporvi qualche contenuto in più. Altrimenti davvero farei probabilmente un video ogni 2 settimane e mi dispiacerebbe. Però sappiate che li leggo tutti e una di voi mi ha scritto, ti ringrazio tantissimo tra l'altro se stai guardando anche questo video, mi ha scritto: Marti, ma guarda che la Dim Light di Hourglass e anche l'altra rilascia parecchi brillantini. Ecco spiegato l'arcano. Potrebbe essere, perché io vi giuro ragazze che io mi guardo bene, non ci sono brillantini, non ci sono glitterini, pagliuzze, è un contorno occhi bello luminoso, guardate che luce incredibile che dà. Ma vi assicuro niente brillantini. Quindi può essere la cipria. Oggi proverò a non usarla. No, non è questo che volevo prendere. Provo a non usarla, a usare una cipria classica, non luminosa, e vediamo se in effetti risolviamo il problema. Scusate, ma volevo prendere la palette di Hourglass dove ho la Dim Light che ho usato l'altra volta. Sapete, ne ho usato una volta la Dim Light e una volta la Diffused Light, ma in effetti entrambe sono molto luminose, quindi oggi non le userò. Ma sempre la stessa ragazza mi ha dato un suggerimento, mi ha detto: Marti, prova a usare la Dim Light come bronzer perché è molto bello ed è quello che vorrei fare oggi se mi è rimasto qualche pennello pulito. Allora sono indecisa se usare lui di Sephora o questo di Freyara. Ma però forse questo ha la forma più adatta. Proviamo. E dice perfetto per un bronzer molto leggero su pelle chiara. Lo provo subito. Vediamo se è sufficiente come colorazione per me oppure no. Allora, vi dirò che in effetti colorare colora. Non pensavo. Bello. Potrei usarlo così, sapete? Poi in realtà al di sotto in questa palettina ho anche un bronzer Filtered Bronze Light che però non credo sia in gamma. Proviamo a mettere anche un po' di questo. Ecco, ho fatto una bella macchia perché non ho settato la base, però non volevo usare troppa cipria perché ve l'ho detto. Bello. Sono molto secca. Molto secca. E quindi vorremmo metterne giusto poca, faccio un po' un mix delle due nella zona T, per il resto vorrei evitare. Belle, belle queste polveri di Hourglass, comunque inutile, hanno davvero quel quid in più rispetto alle altre, anche se vi devo dire recentemente ho fatto qualche nuovo acquisto, qualche autoregalo di compleanno che vedrete poi in un prossimo video appena riuscirò a registrarlo. Ragazze, ho trovato i miei prodotti della vita perché non ho resistito, li ho provati. Parlo di bronzer e blush, una texture molto diversa da quella di Hourglass. Quella di Hourglass è seta, è stratificabile, è sottile, non fa strato, non è polverosa, non sono polverose. Quindi i prodotti Hourglass sono stupendi. Questi invece che ho trovato, che ho scovato, sono cremosi. Non sono in crema, ma cremosi. Spero di essermi spiegata e sono stupendi. Adesso questi prodotti, appena riesco, ve li faccio vedere. Voilà, io direi che ci siamo. Un po' di vita a questo faccino l'abbiamo data. Scusate se aggiungo, ma tanto so che non faccio disastri con questi prodotti e... Ok, poi andiamo di illuminante e come illuminante penserei di utilizzare, ecco qua il pennellino di Nabla, ecco volevo usare proprio, ma
Non lo so. Quasi quasi vi dirò che potrei utilizzare questa palettina che non uso da un po' di Dior, sempre su base non settata perché così si appiccicano bene le polveri. Faccio un mix tra la bianca e la rosa e vado ad applicarlo. Ah, ecco qua. Sapete che il blush mi piace sempre metterlo per terzo quando posso, perché così mi dà l'idea che amalgami le altre due polveri che ho già applicato. Ok, che belle. Questi quad sono sempre validi. A me piacerebbe prendere anche il numero 3 che è sui rosati, però ancora questo e sono interminabili. Insomma, mi sembrerebbe di buttare i soldi. Però sono belli. Vado un po' anche qua sotto l'arcata. Wow, cioè, ma guardate che roba. E vi assicuro che dal vivo, perché poi a volte io cerco sempre di tenere le luci basse, scusatemi se non sarà proprio effetto classici video youtubiani, ne vado a mettere anche un po' qua, sapete che mi aiuta a questo punto a dare l'effetto skincare appena fatta, sopracciglio alto. Niente, vi dicevo, mi scuso perché mi rendo conto che i video con luci forte sono più appetibili, uno li apre più volentieri, anche se poi in effetti io mi dico, boh, ma che colore è sto blush? Ma sto bronzer e sto ombretto? Perché sono luci talmente forti che non vi fanno distinguere bene i colori, secondo me. È per questo che io cerco di tenerle basse in modo da farvi vedere la reale colorazione dei prodotti, ma anche l'effetto sul viso. Spero non siano troppo scure. Fatemi sapere un po' se secondo voi vanno bene, oppure no. Come blush, visto che vorrei usare un rossetto rosso perché ho questo maglioncino chiaro e mi piace l'idea di avere le labbra colorate, vorrei usare questo di Chanel che è Rouge Profond, iconico direi. E questo sì che lo vado, anzi, lo vado ad applicare con lo stesso pennello del bronzer, così A, lavo un pennello in meno e B, secondo me è bello, no? Avere un po' di. Lo vado a scaricare questo. Un po' avere, come posso dire, un fil rouge, no? Non lo so, spero di essermi spiegata. È un rosso molto intenso, perfetto anche per carnagioni scure, ma vi devo dire che anche su una pelle chiara come la mia, se poso appena il prodotto e lo scarico, tutto sommato. Va. Prendo il pennello da cipria però e cerco di rendere meno netti i bordi. Ok. Voilà. Poi vi faccio vedere anche la tavola e la torta che mi sono autopreparata questa mattina. Ok, così ci sta, secondo me. Ora vado velocemente a riempire un po' le sopracciglia, anzi prima metto un velo di cipria solo nella zona T e questa qua di Charlotte Tilbury, proprio giusto qua dove mi lucido spesso, qua anche per levigare, però devo dire che questo fondotinta di Chanel non leviga. Però non enfatizza neanche i pori dilatati, quindi diciamo che vado anche un po' qua sotto dove non ho messo altre polveri e va bene. Ora vado a riempire appunto un po' i buchetti delle sopracciglia con questa matita e nulla. Allora, questa sera verranno i nostri amici a casa per festeggiare. Il primo, quindi mercoledì, è stato il mio compleanno, ma non abbiamo fatto nulla di che. Dani voleva uscire, ma vi dico sinceramente, io arrivo alla sera stremata perché un po' il lavoro, un po' quest'anno mi sono messa in testa di fare sport regolarmente, quindi arrivo magari dalla piscina tardi e stanca. La piscina mi stanca veramente tanto, sarà anche poi il caldo, i phon. Arrivo, voglia solo di mettermi il pigiama, di mangiare qualcosa di caldo e di buttarmi nel letto. Vi dico sinceramente, a volte mi metto nel letto, inizio a guardare qualche video e poi mi addormento. Siamo ridotti a questo livello
E quindi niente, Dani mi ha preso, è stato carino, due paste e ce le siamo mangiate col caffè, abbiamo fatto un brindisi e va bene. Adesso questa sera è sabato, io non so quando vedrete questo video, abbiamo appunto invitato i nostri amici per fare una festicciola in casa e nulla, quindi magari vi faccio vedere. Allora, questa mattina ho fatto la torta. In realtà già ieri ho fatto la frolla, che è una frolla sablé alle mandorle, e l'ho tenuta, l'ho messa in frigo diverse ore perché è meglio così per lavorarla più facilmente, far sì che non si spezzi poi, e l'ho cotta ieri sera dopo cena. No, dopo cena no, perché siamo usciti, prima di cena. E nulla. Così questa mattina poi ho fatto semplicemente la crema e l'ho assemblata e ho fatto una di quelle torte a numero. Ho ricreato il 3, il 2, il 32, che è, ahimè, la mia veneranda età. Ora, occhi, 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 occhi. Prendo pennello. Che pennello? Prendiamo, volevo un pennello da sfumatura, ma non so se ne ho. Eccolo, sì. Questo meglio. Zoeva, classico. Classico 228. Prendo il bronzer che ho messo sul viso e lo applico nella piega dell'occhio, ok? Controllo di non avere pieghette. Stasera primer non ne metto, tanto sono in casa. Tra poco arrivano perché io mi riduco sempre all'ultimo, però ci tenevo a prepararmi in vostra compagnia e nulla, perciò vi dicevo, questa mattina l'ho assemblata, ora mi mancano gli ultimi tocchi e boh, ed è pronta. Ho già apparecchiato la tavola, visto che avevo già intenzione di farmi la torta di compleanno, ho pensato a cosa potessi fare. Mi dispiaceva dirgli venite solo per il brindisi e la torta, volevo proprio cenare con loro. E allora ho pensato, quasi quasi faccio serata hamburger. Metto nel forno il pane proprio da hamburger, quello col sesamino, a tostare. A fare gli hamburger ci metto 2 secondi sulla piastra. E poi ho pensato, metto sul tavolo il pomodoro a fette, la cipolla a fette, l'insalata, le salse, in modo che ognuno si possa comporre l'hamburger come preferisce, i formaggi, insomma. E poi la mia amica mi porterà la friggitrice ad aria, io una friggitrice normale, e faremo le patatine, ci sono appunto le salse, giusto per stare in compagnia. Tra l'altro, quando siamo andati in Alto Adige con Dani quest'inverno, siamo andati a visitare la Forst, il birrificio, e abbiamo comprato. Oh, caspiterina, dov'è? Non trovo il coso di Pat McGrath per. Eccolo qua, no, il primer occhi. Scusate, non c'è. Pensavo di averlo cacciato nella bag di tutti i giorni, ma non c'è. Quindi dove l'avrò messo? Ma santi numi. Vabbè, ragazzi, non c'è. Sparito. Ah, eccolo qua. Bene. Quindi vado a mettere un po' di primer di Pat. Make up semplicissimo stasera, ve l'ho detto, niente di eccezionale. Così vi faccio vedere cosa faccio quando sono in velocità. E nulla. Quindi questa sarà la cena. Vi dicevo, siamo andati a visitare la First e abbiamo pranzato lì e abbiamo assaggiato la birra che hanno realizzato in edizione limitata per il Natale. Ci è piaciuta tantissimo e quindi ne abbiamo preso 2 confezioni e perciò l'abbiamo conservata proprio per questa occasione e gliela faremo assaggiare. Quindi insomma, stasera va così. Bene, adesso volevo prendere dalla. Qua prima o poi mi cadrà tutto. Bene, devo anche sistemarmi un po' i capelli. Nuova palette di Pat. Forse questo doratino? Che ne dite? Bello. Sì, dai, andiamo con lui. Bello.
su tutta la palpebra, proprio per ricreare un po' l'effetto bagnato, luminoso, un po' festoso. Insomma, il compleanno ci va, è un po' di luminosità, di glitter. Tra l'altro, zero fallout, stupendo. Io spero che, intanto di essere a fuoco, perché io con questa maledetta macchina, sempre il dubbio, e poi che si percepisca la luce di questi ombretti. Io ne ho diverse Mothership di Pat, ma questa è sicuramente una delle migliori. Vedrete presto, avrete visto un video dedicato alla Utopian e anche quella, ecco, diciamo che se la giocano, però questa è davvero tanta roba. Tutte le cialde sono belle, tutte le cialde mi piacciono, nessuna esclusa, è stupenda. Vado a pulirmi le dita e all'angolino interno vado a prendere pennellino di Freyara, ormai non posso più farne a meno, questo è le 25, prendo questo che è uno shimmer, non è una cialda speciale, ma molto bello, e lo vado a mettere qua. Per aprire lo sguardo, vi dicevo che ho capito che sul mio tipo di occhio mi valorizza di più mettere l'illuminante solo in questa zona anziché andare proprio anche giù. Poi dipende un po' dal tipo di make-up, per carità, però in linea di massima questo è. Questo l'ho visto fare dalla Giulia Senesi. Voilà. Adesso matita marrone. Ma questa di Mulac. Sì, non è che abbia tanta punta, eh. Mannaggia me che... Oh, non potevo prepararmele prima le cose, no? Andiamo di Barbarella? Andiamo di Barbarella. Vado qua. Nella parte finale. Ok. E sfumo un po', giusto perché non sia troppo netta la matita. Ecco qua. Guardate come cambia lo sguardo, è incredibile. E vado anche di qua, senza essere troppo precisa. Questa è bella morbida, quindi riesco a sfumarla tranquillamente. Voilà. Scusatemi, spero di essere nell'inquadratura. Nulla di più. Così vado poi a metterne un filo anche sotto, all'interno. Sapete che è un'operazione che non faccio mai in camera perché mi viene malissimo, però dai a sto giro. Ah. Sono le luci che purtroppo mi danno davvero noia. Sento il contorno occhio un po' appiccicosino, probabilmente non l'ho settato, però un filo di cipria ce lo vorrei mettere. Proviamo con questa di NARS, questa che è luminosa, perché mi spiace togliere la luminosità data dal correttore. Quindi un velo di questa, tanto vediamo se compaiono i glitter o no. Ok, questa cipria è, devo ancora capirla. È una bomba, mi viene da dirvi, ma aspettiamo un attimo a cantare vittoria, perché insomma, qua ho fatto un po' di pasticcio come al mio solito, possibile, possibile. Allora, mascara, ho in uso adesso la Lash Doll di Lancôme, quindi usiamo lui, presto ne proveremo un altro. Perché ho in mente di girarvi un video, cioè in mente ho mille idee, sono un vulcano di idee, è il tempo di realizzarle, è il problema, dove proviamo un nuovo brand. Per me è il brand di cui vi dicevo che ho già provato il bronzer e il blush e per me sono qualcosa di incredibile. Ho preso anche la mini, ho preso, mi hanno mandato, omaggiato anche con l'ordine la mini size del mascara. E quindi quando useremo il brand proveremo naturalmente anche lui. E poi cos'altro? Rossetto del brand o
un campioncino del fondotinta, insomma un po' di cosine da provare, ma vi dico che mi hanno colpito così tanto che vorrei fare già un altro ordine. Non vedo l'ora di rendervi partecipi di questa gioia. Voilà. Quando ve l'avevo accennato, perché è roba che in realtà io ho comprato al Black Friday, e quando vi feci l'haul vi ho detto, e poi ci sarebbero le cose di un nuovo brand che non ho mai provato, provate a indovinare, qualcuno di voi ha provato ma nessuno ha indovinato questo povero brand. Voilà, questo è il risultato, devo ancora mettermi gli orecchini e tutto, però vedete, con un ombretto ho fatto il look, è proprio veloci veloci. Poi contorno le labbra con la solita marmotta di neve perché è il colore delle mie labbra. Ok, contorno fatto, voglio usare un rossetto che mi garantisca una buona tenuta visto che magneremo. Poi insomma sono a casa, quindi se decideremo di fare una foto e sarà andato un po' via, lo ritoccherò, non c'è problema. Però voglio usare il 720 Forever Icon di Dior. È l'unico colore che ho della linea Forever per ora. Questo vi fa già capire che a me piacciono molto. L'unica cosa è che se avete le labbra con pellicine, no. Io per quanto oggi mi senta tutta secca, devo dire che le labbra sono abbastanza in buono stato. Certo, avrebbero gradito probabilmente un rossetto più sheer, ma... Visto che tra poco ceniamo, lui mi dà più sicurezza. Voilà, Biancaneve è pronta. Bene, vado a mettermi un po' di orecchini che mi diano un po' di luce al viso e direi che le je suis fait. Voilà, vi faccio vedere, questa è la tavola, mancano ancora un po' di cosine, i coltelli che tagliano per gli hamburger. Qua vi faccio vedere perché magari può essere interessante senza farvi venire il mal di mare. Ho preso questa alzatina in legno dai cinesi che trovo carinissima e qua ho messo tutte le salse, così ognuno si prende quella che vuole, può essere insomma un'idea. Qua sul divano invece arenati ci sono i palloncini che ho preso su Amazon. Ma allora, i palloncini di per sé, aiuto, il 3 e il 2 sono riuscita a gonfiarli facilmente in un secondo. Il problema è che sopra ci andrebbero le coroncine, e ok, ma qua ci sono i palloncini che farebbero da base, quindi qua sotto ci andrebbe una sorta di corona di palloncini e anche qua sopra e poi la corona incastrata. Allora, le istruzioni contemplano pezzi che qua non ci sono e la foto su Amazon vi dà il prodotto finito, ma anche lì non vi spiega come diavolo costruirli. Ora proverò a schiavizzare i miei amici prima di cena, spero che riescano ad assemblarli. Poi vi farò sapere se secondo me questi palloncini possono essere una buona idea per le feste di compleanno oppure no. Sono comodi, li trovate su Amazon. Però la qualità, boh, non lo so, vi aggiorno se vi può interessare. Allora, vi faccio vedere velocemente, questa è la torta che ho fatto oggi. Come vi dicevo prima, sono due basi di frolla sablé alle mandorle, crema al mascarpone, aromatizzata alle mandorle, deliziosa, provatela. E nulla, il problema sono questi vassoi sempre presi su Amazon, come misura vanno benissimo, ma rimangono tutte le impronte, quindi mi devo studiare il modo per pulirli. E adesso andrò a mettere macarons, meringhette, Kinder Bueno, eccetera. Non l'ho fatto prima perché avevo paura che perdessero la croccantezza o il colore, e quindi lo faccio ora. Tra pochi minuti arriveranno i miei amici, quindi insomma, vamos! Ecco qua la torta finita. Ho aggiunto un po' di macarons, Ferrero Rocher, pezzettini di Bueno, insomma, l'ho un po' arricchita, molto carina, spero che renda in video. Adesso non mi resta che provare a pulire questi dannatissimi supporti e poi in frigo perché vorrei che fosse una sorpresa e manca davvero poco prima che arrivino gli altri. Voilà ragazze, questo è tutto. Purtroppo questi capelli che hanno, sapete quella lunghezza dove non sono né corti né
quindi riuscite a dare un bel volume, né lunghi. Fanno questo giro orribile, però purtroppo devo tenere duro ancora un po'. Spero prima dell'estate di riuscire ad avere una lunghezza che mi permetta di giocare un po' di più. E metto con voi il profumo di questa sera sarà il Vanilla 28 di Cajali. Sto ancora usando anche Manifesto, che qualcuna di voi mi ha detto non si trova più facilmente in commercio. Se lo trovate da qualche parte, Tigotà eccetera, mi sembra che lei mi abbia detto, fateci un pensierino perché secondo me è un profumino che merita. Ma io per stasera vado di Lumix, di dolcezza, ma anche quel quid in più che lo rende perfetto per la sera. Penso di avervi fatto vedere anche un po' di preparativi. E basta, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, grazie di cuore. E noi, come sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo video. No.